Ciao belli! Benvenuti a Gotham! Se state vedendo questo, sono morto. Finita. Basta così. Sei una delusione, un fallimento. Scorso anni a combattere questa guerra. E per cosa? La corruzione impera in tutta Gotham. È in agguato in ogni ombra. Quella maschera non ti serve. So che sei tu. Ra's al Ghul. Hai permesso questa blasfemia? Questo sacrilegio? Credevi di potermelo nascondere? I trucchi non salveranno Gotham dalla resa dei conti. Non ora! La città è ancora sotto la mia protezione. Nessuno verrà ad aiutarti. Mi occuperò di te da solo. Presto sarà finita! Giù falli stronti! Ormai dovresti sapere che non puoi sconfiggermi! Io sono eterno! Hai mai compreso l'onore che ti ho concesso? Col pozzo di razza, questo sarebbe stato un graffio!
differenza tua, non temo la morte. Conta di più la mia umanità. Sarai morto prima che arrivino. La tua adorata famiglia. Li massacrerò uno a uno. E quando esaleranno l'ultimo respiro, io raderò al suolo questa città. Non te lo permetterò. Gotham è la loro città ora. Se state vedendo questo, sono morto. È un codice nero. Il messaggio si è attivato quando ho distrutto la Batcaverna e il suo contenuto. So che non sarà affatto facile. Facciamolo, Mi sono preparato meglio che potevo. Lo avete fatto anche voi. Mi spiace per questo finale. I criminali di Gotham si accorgeranno presto dell'assenza di Batman. Non contate sulla polizia. Non si fidano più dopo Jim. Ingaggiate il bersaglio. Granata!
ho lasciato il campanile come base operativa. Molta tecnologia è obsoleta, ma c'è l'equipaggiamento e i miei file. Molti di voi conoscono Bruce dalle pagine di Cronaca Rosa. Un miliardario pieno di fascino. E era così. Ma non era soltanto quello. Era mio nipote. Era un amico. Un mentore. E un benefattore per tutte le persone presenti qui oggi. E a chi non ha potuto conoscerlo come noi, voglio dire solo questo. Bruce era Gotham. Amava questa città più di qualunque cosa. Lui ha protetto questa città. Ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per la giustizia e l'uguaglianza. Nulla poteva fermarlo. E sosteneva ogni progetto fatto per il bene di Gotham. Credo che nel ricordarlo così, lo ricorderemo per com'era realmente. Mi avete sempre guardato le spalle. Gotham sarà al sicuro. Addio. Buona fortuna. Come sta Alfred? Cosa ti aspetti? 3 anni per mandarlo in vacanza e ora Bruce è morto. Ha chiesto del tempo. Lo sa che non c'eravamo nemmeno noi, vero? E tu invece? Hai lasciato il discorso a Jacob Kane. Si è offerto. Ha pensato che per lui sarebbe stato più facile. È lo zio di Bruce. Bel discorso. Tutto quel parlare di un protettore che lavora dietro le quinte. Se solo sapesse. In quel caso Catherine non sarebbe stata lì. Non me la vedo proprio in veste di commissario antivigilanti a presidiare il funerale di Batman. Non sa anche un'altra cosa. Nell'obitorio c'è il cadavere di chi ha ucciso Batman. Ra's al Ghul è lì sotto falso nome. E deve essere cremato. E se la Lega delle Ombre lo trova, se buttano il corpo nel pozzo di Lazzaro, non sarà più così morto. Beh, se preferisci organizzare un'irruzione dentro la centrale, accomodati pure. Ho decifrato il caso inviato da Batman col messaggio. Concentriamoci su quello. L'ho guardato, ma non manca niente. Non sembra completo. Ra's deve averlo interrotto mentre ancora scriveva. Dice, comporta implicazioni che potrebbero sconvolgere Gotham. Inquietante, ma non utilissimo. Si può dare un'occhiata in un paio di posti. Cantieri, una cava. Ha anche nominato il dottor Langstrom. Lo conoscete? È uno zoologo della Gotham University. Non saprei in che modo possa essere coinvolto. Dividiamoci i compiti. Poi vediamoci al campanile. E da lì partiamo. Chi parla con Langstrom?
eccoci qua, ragazzi. Sono all'università. Cosa abbiamo? Come personaggio ho scelto Nightwing. Batman ha legato un perché era quello che mi piaceva di più. Doveva essere coinvolto in qualcosa di grave. Abbiamo identificato questo tizio della facoltà, Kirk Langstrom. Bene, lo segnalo andando all'obitorio. Brutte notizie. Langstrom è morto. Sappiamo dov'è il suo ufficio. Langstrom è morto. Aspetta, controllo il sito dell'università. Eccoci, il suo ufficio è al terzo piano di Molton Hall. Grazie. Le porte della balconata sono aperte. Entro. Dobbiamo cercare l'ufficio. Ecco fatto. La polizia non è rimasta a lungo. Langstrom deve essere morto da un'altra parte. Quei segni sono sospetti. Chi li avrà fatti? Qui sono vicoli ciechi finora. Forse questa pista porterà a qualcosa. Mi sto intrufolando in un laboratorio. Proviamo a seguire. Mi è sempre piaciuto intrufolarmi. Anche quella notte in cui hai fatto scattare l'allarme? Guarda che lì sei stato tu. Vedo se c'è altro da queste parti. Sii prudente. Anche tu. Langstrom è morto qui. Perché questo posto non è pieno di agenti? Sembra che Langstrom sia stato aggredito alla scrivania. Ha perso molto sangue. Ha provato a liberarsi, ma poi l'aggressore lo ha sbattuto al muro. Che violenza. Langstrom ha passato gli ultimi momenti strisciando verso quel mobile. Perché non ha provato a uscire? Accidenti, una porta segreta. Cosa nascondevi, dottor Langstrom? Vediamo un po' cosa c'è. Non ho mai visto un microonde simile. Forse non serviva solo per gli spuntini di mezzanotte. Ha funzionato. Vediamo che segreti nascondeva. Vediamo cosa c'è dietro questa porta. Qualcosa. Hai capito qua il dottore? Guarda che roba che aveva. Il tizio giocava a fare Dio, o almeno ci provava. Le ricerche del professore di Batman erano parecchio lusche. La scrivania di Langstrom. Che cos'è? È un hard disk. Forse contiene qualche risposta. Meglio portarlo al campanile. Credo di aver finito. La polizia non aveva notato molte cose. Degli strani segni sui muri, un laboratorio segreto. E un hard disk ancora più segreto.
Ottimo, ci vediamo qui più tardi. Va bene, amico. Un allarme. Usciamo. Adesso ti faccio il culo. I freak, che ci fanno qui? Sì, senza Batman nei paraggi, i freak e le altre bande si stanno dando alla pazza gioia. Bisogna dargli una bella lezione. Ci penso io. Con questo casino non posso concentrarmi sulla devastazione. Spegnete quella là. Ecco qua. Fermiamo questi freak prima che vada. I freak! Muori, muori, muori! Annanna! La temperatura alla quale i materiali prendono fuoco è tra i 424 e i 470. Meglio non farmi vedere. Tre freak. I fumi ti stanno dando alla testa. Ancora voglia di crimine? Ma ciao! Ma ciao! Spacca, spacca, spacca! Spacca, spacca! Dentro ce ne saranno altri. Già. Carini botti, eh? Sta andando a fuoco tutto l'edificio. Devo sbrigarmi. Dai, salviamo gli ostaggi. Da un'occhiata. Guardate! Nightwing! Andiamoci dentro! Devi aiutarmi! Stiamo prendendo! Era la tua giornata! Bam.
È stato incredibile. Fermo, non ti muovere. Questo è bello grosso. Rotto. Vediamo se ti rompi anche tu. Andate al sicuro, via. Fa proprio cagare però questo. Già battuto quasi. Ecco qua. Pompieri, ambulanza in arrivo. Tutto bene? C'è solo una nottata intensa. Sto tornando con l'hard disk di Langstrom, finalmente. Eccola qua. Via. Tornando al campanile, fatevi trovare pronti. Siamo qui, voglio proprio vedere cos'hai. E adesso ti faccio vedere io che cos'ho. Arrivati. Complimenti per aver preso i file dal laboratorio. Oh, sappiamo cos'è che ha ucciso Lenny. Per scoprire qualcosa bisogna prima mettere in funzione i computer. Non appena avremo i dati, capiremo quale sarà la prossima mossa.
Io esco. Non resterò ad aspettare questa roba qui. Stiamo aspettando dei dati, Jason. Appena arrivano, procediamo. Togliti. Risolverò il caso a modo mio. Basta! Voleva che lavorassimo insieme. Come vuoi. Ma così ci complichiamo solo la vita. Nel frattempo, visto che siamo in attesa, potremmo rivedere ciò che Bruce sapeva di Langstrom. Merda. Deve essere l'interruttore secondario. Il primario è saltato da mesi. Pensavo avrebbe retto. Lascia. Non serve. Ho fatto una piccola riparazione che dovrebbe durare un po'. Non ti aspettavo più, Alfred. Quando serve ci sarò sempre, signorino Richard. Chiunque di voi abbia grande bisogno. Alfred. Felice di vederti. Anch'io, signorino Tim. Qui dentro c'è del lavoro da fare. Oh no! Attività segnalata in tutta la città! Bene. Allora vince il mio piano. Un attimo. Quei dati ci servono ancora. E Alfred non può riuscire a fare tutto da solo. Esatto, Miss Gordon. Ho una lista del necessario. Potrei fare da solo, ma un aiuto non guasta. Puoi contare su di noi. Ti aiuteremo. Finiamo l'opera di Bruce. Bene ragazzi, il primo episodio di Gotham Knights finisce qua. Spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!